Non va a picciare, non va a picciare, da niente se coglie e niente se lascia. Non va a picciare, non va a picciare, da pura montagna se da stinta. Non va a picciare, la vente c'è sta. Non va a picciare, la vente c'è sta. Suona la musica antica, suona la musica nuova. Chi si è persa si trova, e chi si trova si incanta. Con un tamburo gigante, suona una musica grande. Prenderà il via il 19 gennaio ad Altavilla Silentina la terza edizione di Hocus Focus e noi siamo con Vito Gargano, presidente dell'associazione omonima. C'è un grandissimo lavoro dietro questo evento. Sì, ma uno degli aspetti che caratterizza maggiormente questa edizione è il coinvolgimento e la partecipazione che c'è stata, partecipazione assolutissimamente ma spontanea, che ha dato l'opportunità all'associazione di avere un numero di circa 50 iscritti. Per la maggior parte siamo giovani e meno giovani che hanno voglia di dire la propria, che hanno voglia di lavorare per il proprio paese, hanno voglia di vivere il proprio paese, appunto. Hocus Focus in pratica non è altro che un amplificatore, un megafono che va a toccare quelle corde che fanno parte un po' della tradizione di Altavilla e con il suo bagaglio culturale, che poi cerca di dare spazio al confrontarsi e al crescere di noi giovani di Altavilla. Sono tantissimi collaboratori dell'associazione Hocus Focus e noi siamo con Enrica Adami che ci parlerà del tema di questa edizione 2019. Esattamente, noi ogni anno scegliamo un tema per la nostra manifestazione, quest'anno abbiamo pensato coralmente di scegliere la musica e in realtà più nello specifico il legame che esiste tra il fuoco e la musica. Infatti se noi pensiamo a grandissime colonne sonore del nostro tempo, contengono all'interno la parola fuoco. Il fuoco è effettivamente un grande veicolo di comunicazione, è un elemento fortemente potente. Attraverso il fuoco si possono comunicare tantissime emozioni, la mancanza, la gioia, la rivoluzione, la rinascita, la distruzione, e comunicare attraverso il fuoco è forte, e comunicare il fuoco attraverso la musica è un modo ancora più forte per far arrivare il messaggio che noi vogliamo far arrivare alle persone che poi parteciperanno effettivamente a questo evento. E per maggiormente sottolineare la potenza di quello che vuole essere il nostro messaggio, abbiamo nella piazza creato un allestimento apposito, una sorta di studio di registrazione costruito con le nostre mani, all'interno del quale sarà collocato un lettore MP3 sul quale saranno caricate tutte le canzoni che abbiamo scelto e che parlano di fuoco. All'interno di questa stanza, una sorta di stanza insonorizzata, ognuno, cioè chi avrà il piacere, potrà sedervisi all'interno, mettere le cuffie e diciamo intraprendere questo viaggio tra musica e fuoco, e ci sembrava un messaggio forte da dare. Antonio, collaboratore dell'associazione Hocus Focus, e per la manifestazione 2019 è stata riproposta la lotteria esperienziale. Di che cosa si tratta? Allora, la lotteria esperienziale, oltre ad essere parte importante per finanziare la manifestazione Hocus Focus, si pone l'obiettivo di mettere in rete i comuni cilentani e far conoscere le bellezze dei nostri luoghi anche alle persone che non sono originarie di questa zona. Quindi la lotteria esperienziale nasce in collaborazione con la piattaforma dovevado.org, che si occupa proprio di viaggi ed esperienze nel Cilento, gestita dall'associazione Argonauta. Quest'anno i premi spaziano dal corso di tiro con l'arco, al rafting, al trekking, fino ad arrivare al primo premio, che è il volo in mongolfiera per due persone sul parco archeologico di Paestum. A
Angelo e Giovanni tra i collaboratori di Hocus Focus, che prevede un programma davvero ricchissimo. Sì, infatti quest'anno il programma di Hocus Focus è molto ricco. Si partirà alle ore 17 con una coloratissima sfilata della Murga di Battipaglia e poi si procederà con un laboratorio per i più piccoli che abbiamo ideato insieme all'associazione sempre di Altavilla, Argonauta. Un laboratorio a cui parteciperanno, come negli anni passati, tanti giovanissimi. Di che cosa si tratterà nello specifico? Il nome del laboratorio è Fuoco in Volo, dove i bambini potranno divertirsi a creare sicuramente qualche divertente gadget da portare a casa, anche come ricordo della giornata. Dopodiché, dopo il laboratorio, potremmo ammirare lo spettacolo di un artista del fuoco, un performer del fuoco, molto voluto da noi dell'associazione, molto conosciuto in tutta Italia, che è il Drago Bianco. Dopodiché ci sarà l'evento clou della serata, che è l'accensione del fuoco, dove le fiamme raggiungeranno il cielo. E non solo, perché a seguire ci saranno davvero tanti concerti. Sì, infatti, perché alle 21 ci sarà il concerto dei Derivati, che è un gruppo noto campano in forte ascensione negli ultimi anni, e a seguire ci sarà Francesco Di Bella Full Band, ci teniamo a precisare perché, e, diciamo, sulla scena musicale italiana e napoletana da oltre 20 anni. In conclusione, dopo i concerti live, ci sarà un DJ set curato da Buba Selecta. Durante Hocus Focus, che come abbiamo detto si terrà il 19 e il 20 gennaio ad Altavilla Silentina, ci sarà una vera e propria degustazione enogastronomica. Ne parliamo con Christian, come sarà allestito questo percorso. L'offerta gastronomica prevede vari tipi di piatti, tutti con prodotti del territorio, tra cui degusteremo pasta con fagioli, pizze fritte con sugo e il piatto che più ci rappresenta e ricorda la manifestazione, cioè il fuoco di Sant'Antuono, il panino con broccoli e salsicce, tutto accompagnato da un ottimo vino locale. Katia Taurone, delegata alla cultura del comune di Altavilla Silentina, ritorna a Hocus Focus e c'è stata grandissima sinergia tra il comune e l'associazione promotrice. Questo evento nasce appunto da una ripresa delle antiche tradizioni altavillesi, quella dell'accensione dei fuochi in onore di Sant'Antonio Abate, ma la tipicità, la caratteristica è quello di fare una sorta di mélange sapiente tra le antiche tradizioni altavillesi e le arti performative, quindi arte e cultura che fortunatamente qui ad Altavilla sono ancora ben palpabili. Ci saranno laboratori esperienziali, tanta buona gastronomia, quindi la riscoperta un po' anche dell'aspetto enogastronomico di Altavilla Silentina, piatti poveri ma gustosi, tanta ottima musica, perché avremo comunque due artisti di levatura nazionale come i Derivati Di Bella. Insomma, ce n'è per tutti i gusti sicuramente. Il mood, secondo me, di questo evento è sicuramente la riscoperta delle tradizioni appunto locali, ma con esse anche la riscoperta del territorio stesso, un territorio, Altavilla appunto, che merita di essere vissuto, goduto e appunto riscoperto. Ci vediamo ad Hocus Focus il 19 gennaio ad Altavilla Silentina. Non va picciata, da niente se coglie e niente se lascia. Non va picciata, non va picciata, da pura montagna sa da stunta. Non va picciata, da niente c'è sta. Non va picciata, da niente c'è sta. Suona la musica antica, suona la musica nuova. Chi si è persa si trova.